Bene, possiamo iniziare allora. Sì, condivido il monitor. Ditemi quando vedete, quando così mi assicuratemi di poter di vedere il monitor correttamente. Eccoci qui. Bene. Va bene? Sì. Siamo, magari se vai in presentation, bravo, ok, meglio, grazie. Va bene così, Morena? Perfetto. Sì. Ok, bene. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Maurizio Galotti di Plurimedia e l'obiettivo dell'incontro di oggi, come appunto accennava già Jürgen precedentemente, è quello di fare un recap molto veloce sulle caratteristiche principali del contratto Corriere DAT, per poi soffermarci invece maggiormente sulla piattaforma che abbiamo messo a punto come Plurimedia, per la gestione appunto di tutte le dinamiche inerenti a questo protocollo, questo contratto con i Red Hat. Insieme a me è presente Morena Maci di Red Hat, che è una delle responsabili di canale che ha partecipato attivamente alla realizzazione di questo contratto, per cui lei chiaramente sarà disponibile per qualsiasi tipo di domanda, magari e vogliate fare anche proprio puntualmente direttamente a Red Hat. Bene, andiamo avanti, vediamo gli argomenti di oggi. Allora, dunque, dicevo tre cose. Oggi parleremo del contratto Corriere DAT, dunque, caratteristiche. Chiaramente andrò molto veloce perché pa buona parte di queste cose le abbiamo già dette nei precedenti seminari, per cui le ripeterò nel caso in cui appunto ci fosse qualche ateneo che precedentemente non ha seguito l'altro web seminar, ma andrò dunque molto, molto velocemente, passerò sul contratto. Poi due parole, giusto due, sul programma Universamente, che poi rappresenta un po' il progetto che sta dietro il contratto, e poi arriviamo alla piattaforma. Quando io parlo di piattaforma mi riferisco sostanzialmente a un'app, a un'applicazione, è un'applicazione cloud nativa, che guarda caso gira su OpenShift, cioè containerizzata su OpenShift, che abbiamo proprio messo a punto, lavorando a stretto contatto sia con Red Hat che con la CRUI, affinché questa piattaforma diventasse il punto di riferimento per gestire tutte le varie procedure, tutti i vari procedimenti necessari a iscriversi alla piattaforma, a fare un ordine e così via. Non gli ho dato volutamente un nome all'app e ho preferito inserire quello che è l'URL a cui è attestata l'app. L'app è già attiva, cioè la trovate su universamente.plurimedia.it. E potete già registrarvi. Quello dunque che vedremo oggi è proprio questa qui come è fatta, faremo anche una demo interattiva così vi renderete conto di come funziona e così sarete poi in grado di poterla utilizzare al meglio. Vediamo allora il contratto CRUI Red Hat e come si integra il contratto CRUI Red Hat con il programma Universamente. Allora, il contratto CRUI Red Hat è praticamente lo strumento tramite il quale gli atenei possono acquistare attraverso un listino dedicato ed unico delle sottoscrizioni Red Hat, poi vedremo quali, in che modo, eccetera. Mentre il programma Universamente vuole essere uno spunto per cercare di aiutare, di condividere con gli atenei un percorso di digital transformation che ogni ateneo in maniera più o meno veloce sta realizzando. Quando parlo di percorso di digital transformation, sostanzialmente mi riferisco a un percorso che come obiettivo finale vede la cloudizzazione degli strati applicativi e, perché no, anche la realizzazione di un cloud di Ateneo ibrido e multicloud. Qual è il ruolo di Plurimedia in tutto questo? Allora, Plurimedia, essendosi aggiudicata la gara per la fornitura di questi prodotti, siamo sostanzialmente il punto di riferimento di tutti gli atenei. Per cui qualsiasi ateneo, qualsiasi centro di ricerca abbia interesse ad approfondire questo contratto, noi siamo assolutamente disponibili a fornirgli tutte le informazioni e rispondere a tutte le domande che sorgeranno. Dunque, Plurimedia, considerateci come l'unico riferimento a cui tutti gli atenei possono rivolgerci, sia per chiederci informazioni di tipo tecnico, ma anche per chiederci informazioni di tipo commerciale, proprio anche economico, come gestire l'ordine, come fare l'offerta, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre a questo, poi, quello che può fare Plurimedia, affiancandosi agli atenei, è condividere il programma Universamente, cioè cercare di mettere a disposizione dell'ateneo tutte le competenze che noi abbiamo come Plurimedia in qualità di partner Red Hat, di partner IBM, per cercare di, tra virgolette, aiutare a condividere con l'ateneo
il progetto universalmente per poi poterlo traguardare e fisicamente realizzarlo. Cosa contiene il contratto? Allora, il contratto CruiriDAT è sostanzialmente articolato su due pacchetti, due package. Il primo si chiama Campus 1 e il secondo si chiama Campus 2. La prima cosa assolutamente da dire, importante, è che Campus 2 contiene Campus 1. Per cui Campus 2 non è una cosa a sé stante, ma è Campus 1 più tutto quello che c'è dentro Campus 2. Cosa c'è dentro Campus 1? Allora, dentro Campus 1 ci sono praticamente tutte le distribuzioni Linux che Red Hat è in grado di fornire. Nell'ambito di queste distribuzioni, dunque, troviamo RHEL Server, troviamo RHEL Workstation, ma troviamo anche RHEL, per esempio, per cioè le distribuzioni Linux per i sistemi HPC, high performance computing, e altre cose. Dunque, tutte queste distribuzioni di Linux, di Red Hat, sono tutte disponibili all'interno del Campus 1. Un Ateneo, acquistando Campus 1, ha sostanzialmente modo di utilizzare un numero illimitato di queste distribuzioni all'interno del proprio Ateneo. Campus 2, invece, contiene Campus 1, dunque contiene tutte le distribuzioni Linux che dicevo prima. Oltre questo, però, contiene anche i software che noi definiamo con Red Hat vengono definiti software di infrastruttura, e mi riferisco sostanzialmente al virtualizzatore, che si chiama Red Hat Virtualization, RHV, a OpenStack, che è un infrastructure as a services, e ha poi anche un software storage, che è Gluster, che serve per, diciamo così, per utilizzare appunto il software per la gestione dei dischi, archivi, per fare dei repository anche di dimensioni considerevoli. E poi ci sono altri prodotti che poi andremo a vedere nel dettaglio. Tramite questo contratto poi l'Ateneo, oltre al Campus 1 e al Campus 2, potrebbe anche decidere di ordinare, di comprare i prodotti Ansible. Ansible è una piattaforma molto, molto potente che serve per la gestione e per l'automazione dei processi di gestione sistemistica. Cioè con Ansible l'Ateneo può gestire e fare attività di DevOps, di automatizzazione della gestione dei sistemi, dei router, ma anche di componenti cloudizzate, dunque di applicazioni e così via. Ansible è sicuramente un prodotto che sicuramente personale tecnico amministrativo di Ateneo sicuramente già conosce. Dunque anche Ansible è disponibile all'interno di questo contratto. Altre cose poi che sono sempre disponibili all'interno di questo contratto sono quelli che in Red Hat vengono definiti add-on di RHEL, cioè dei plus, degli add-on del sistema operativo Linux di Red Hat. Questi add-on servono per fare ambienti in alta affidabilità, cluster e ambienti che richiedono un'alta affidabilità. Anche questi add-on sono disponibili all'interno del contratto con Red Hat. Ma nel contratto con Red Hat non c'è solo questo. Questa è, direi, la parte più che riguarda specificatamente le distribuzioni Red Hat. Perché in realtà dentro il contratto con Red Hat l'Ateneo può anche utilizzare altre due cose. Una è un software che si chiama Red Hat Academy, che è una piattaforma LMS che Red Hat mette a disposizione per fare prevalentemente, questo serve per la didattica, perché questa piattaforma Red Hat Academy è una piattaforma LMS che contiene parecchi corsi, parecchia documentazione, training e cose che potrebbero essere utili a un docente magari di informatica per fare magari il corso di sistema operativo e così via. L'altra cosa che poi l'Ateneo può comprare tramite il contratto con Red Hat, dunque con delle tipologie e degli sconti particolarissimi, sono le training unit. Le training unit le dovete vedere sostanzialmente come se fossero una moneta di scambio, dove l'Ateneo compra blocchi di 200, per esempio 200 training unit. Queste training unit durano un anno e poi ogni corso di Red Hat, ogni esame di certificazione Red Hat è quotato in training unit. Per esempio un esame di Red Hat di certificazione potrebbe costare 3 training unit, il corso 7 training unit e così via. In questo modo, grazie a questo plafond di training unit disponibili, l'Ateneo è in grado di definire un percorso formativo che è finalizzato a far crescere il know-how interno di Ateneo, sia per il personale tecnico amministrativo, sia ovviamente per il personale docente e per gli studenti.
Quali sono i vantaggi che l'Ateneo ottiene utilizzando questo contratto? Tenendo conto che le distribuzioni Red Hat per gli Atenei non sono una novità. Non c'è Ateneo in Italia che non utilizzi delle distribuzioni di Red Hat. È abbastanza, Red Hat ormai, come sapete, è abbastanza uno standard in questo senso. Ma la cosa, ci sono tre cose sostanzialmente fondamentali che contraddistinguono questo contratto. Il primo è che grazie a questo contratto l'Ateneo può installare presso il proprio centro di elaborazione dei dati di Ateneo o presso tutto l'Ateneo, se compra tutti gli FTE del caso, può installare un numero illimitato di distribuzioni Red Hat. Questo direi è la prima cosa importante, perché consente sostanzialmente questo contratto all'Ateneo di standardizzare il sistema operativo, perché non deve più prendersi cura di contare quante RHEL sta utilizzando, perché grazie a questo contratto, con il forfè iniziale Campus 1, Campus 2, che l'Ateneo sceglie, sostanzialmente può accendere un numero illimitato di distribuzioni all'interno del proprio centro di elaborazione dei dati d'Ateneo. L'altra cosa che contraddistingue questo contratto molto, molto importante è che l'Ateneo, grazie sottoscrivendo, interagendo appunto col contratto e acquistando Campus 1, Campus 2, può distribuire anche le sottoscrizioni Red Hat, le può distribuire anche a tutti gli studenti che sono afferenti a quel determinato Ateneo. Per cui gli studenti delle facoltà, dei dipartimenti tecnologici che magari utilizzano Linux, potrebbero, per esempio, l'Ateneo potrebbe mettere a disposizione di questi studenti una distribuzione RHEL. Questo consentirebbe dunque di standardizzare le sottoscrizioni di Linux anche per quanto riguarda gli studenti. Infine, la cosa di nuovo importante è il terzo punto, che riguarda le modalità d'uso delle distribuzioni, perché forse, come alcuni Atenei sanno, le distribuzioni Red Hat venivano classificate in base all'uso che se ne faceva. Cioè, se l'Ateneo acquistava delle distribuzioni per allestire un'aula didattica, poteva accedere a degli sconti particolari. Se però quelle distribuzioni venivano usate per la mail di Ateneo, per il sito di Ateneo, per supportare magari applicazioni di Cineca e così via, doveva rifarsi ad un altro listino meno, tra virgolette, meno conveniente del precedente. Ecco, adesso questa distinzione non è più necessaria. Aderendo al contratto, l'Ateneo può accendere un numero illimitato di distribuzioni, può distribuirlo anche agli studenti, e volendo, e non si deve preoccupare se il sistema che sta accendendo con sopra RHEL lo userà a fini formativi o a fini tipicamente gestionali. Il programma Universamente. Ecco, allora, questo abbiamo visto cosa c'è dentro il contratto CRUI Red Hat. Però quello che ci piacerebbe fare, e qui chiaramente io uso il plurale perché non ci siamo solo noi come plurimedia, ma ovviamente c'è anche Red Hat in questo senso, quello che ci piacerebbe fare è proprio sviluppare una comunità di interesse di tutti gli Atenei che usano le distribuzioni Red Hat e con loro definire, appunto, come dicevo, un percorso evolutivo, strategico, per far evolvere la piattaforma IT dell'Ateneo stesso. E questo sostanzialmente ponendoci un obiettivo ovviamente di origine strategica, che è sostanzialmente questo, cioè consentire a ogni Ateneo di potersi accendere un cloud presso le sue macchine, magari all'interno del proprio CED, però un cloud che sia multicloud e che sia ibrido al tempo stesso. Perché multicloud? Multicloud perché questo consente all'Ateneo di poter scegliere l'infrastruttura public su cui espandere il proprio cloud senza doversi vincolare piuttosto che ad Amazon, piuttosto che a IBM e agli altri cloud provider disponibili. Tra questo, tra cui ci potrebbe essere anche Cineca. L'altra cosa riguarda la questione ibrida. Ibrida perché se noi pensiamo a un cloud di Ateneo che nasce all'interno del CED di Ateneo, dunque noi possiamo metterci in una condizione in cui l'Ateneo utilizza il proprio CED e tutto l'investimento fatto negli anni passati in hardware e in potenza di calcolo per indirizzare delle tematiche di servizio e poi far evolvere questo cloud laddove si esaurisse la potenzialità di calcolo presente presso l'Ateneo, potrebbe scalare verso il public senza dover pensare
a riscrivere gli stati applicativi e così via, perché tutti questi stati applicativi, essendo tutti in questo cloud ideale, containerizzati all'interno della platform OpenShift, rendono sostanzialmente assolutamente trasportabile l'applicazione stessa. Ecco, questo direi è l'obiettivo. Dunque abbiamo visto il contratto, che è un po' lo strumento, cioè è la modalità più economica esistente che consente all'Ateneo di attingere al software e le competenze necessarie per poter portare avanti un progetto che potrebbe essere questo qua di Universamente, che si pone appunto come obiettivo quello di far evolvere il centro di elaborazione di Ateneo da una logica di macchine virtualizzate, che più o meno è quello che tutti gli Atenei attualmente hanno, verso una logica di macchine cloudizzate e di servizi containerizzati. Veniamo ora all'applicazione Universamente. Allora, questa applicazione che noi abbiamo realizzato, che ci tengo a precisare perché mi sembra anche doveroso, che è stata realizzata in contesto cloud nativo, l'abbiamo sviluppata utilizzando OpenShift, per cui è containerizzata all'interno di OpenShift, e dunque questa applicazione al momento gira su cloud IBM come infrastruttura, ma volendo noi potremo anche accenderla e farla funzionare senza cambiare una virgola dello strato applicativo anche su un'infrastruttura, per esempio, messa a disposizione dal Cineca piuttosto che da Amazon. Però torniamo all'applicazione in se stessa. Questa applicazione dunque la trovate a questo indirizzo che vedete qua, che vi consiglio di segnarvelo, poi comunque noi manderemo le slide eccetera eccetera dove viene riportato questi URL. Comunque universamente.plurimedia.it, questo è l'URL. All'applicazione dunque vi ci potete registrare, qualsiasi Ateneo si può registrare. In questa versione dovete inserire, direi voglio registrarmi, l'Ateneo si può registrare. Se poi la persona di Ateneo utilizza una mail di Ateneo, l'applicazione associa automaticamente l'Ateneo di riferimento al soggetto che si sta registrando. Dentro questa applicazione si possono fare varie cose. Ora vediamo nel dettaglio cosa si può fare. Poi io vi farò vedere proprio anche una demo interattiva dell'app, così avete un'idea chiara di come è fatta l'app e come funziona. Dunque io parlerò delle funzionalità. Maurizio, scusa. No, scusa l'interruzione, solo per dirti, siccome giustamente parli di Ateneo, in realtà anche poi, viste le ultime interlocuzioni con Morena, abbiamo diciamo aperto, volevo solo dare conferma a quanti ci stanno ascoltando in diretta, oppure quanti dovessero rivedere questo video, in realtà abbiamo aperto al perimetro CRUI, quindi sostanzialmente non ti sentiamo Morena, il microfono chiuso. E quindi anche ai centri di ricerca, insomma, che partecipano alla City della CRUI. È corretto, esatto. Confermo l'adesione a questo contratto, si estende e si applica agli enti in tutte le sue forme che aderiscono al contratto CRUI, aderiscono diciamo all'accordo CRUI con voi. Grazie. Ok, sì, una puntualizzazione importante, Jürgen, perché l'abbiamo appunto, questo estende ovviamente oltre all'Ateneo anche i centri di ricerca e altre istituzioni che sono iscritte all'ICT CRUI. Vado avanti. Allora, quest'app qui che vi dicevo appunto realizzata da noi l'abbiamo fatta proprio con in mente la possibilità di mettervi, di creare un'applicazione che sia in grado di interagire con voi, con voi Atenei, centri di ricerca eccetera, utenti in generale, per fornirvi sia informazioni di natura tecnica ma anche informazioni di natura finanziaria. Dunque, grazie a questa applicazione, l'Ateneo che cosa può fare? Può richiedere a noi informazioni tecniche sui vari prodotti che abbiamo visto essere presenti nel contratto Corriere DAT, ma può anche richiederci delle informazioni di natura commerciale. Vedremo tutto il discorso degli FTE e quant'altro. Quello che può fare poi l'Ateneo all'interno di questa applicazione è quantificare anche il singolo dipartimento, il valore in FTE del singolo dipartimento interessato. Su questo poi ci tornerò con due o tre slide che vi farò capire, perché in questa cosa credo che ci sia un particolare del contratto Corriere DAT, che è la possibilità di aderire al contratto non con tutto il valore di FTE degli Atenei, ma anche con una soglia minima di 500 FTE. Ma su questo punto poi ci torneremo e farò un esempio concreto. L'altra cosa che poi fa il programma, cioè universamente.plurimedia.it, gestisce anche la richiesta d'offerta. Supponiamo che un Ateneo è interessato
a chiederci a noi Plurimedia un'offerta, magari per Campus 1, allora con dei semplici click l'Ateneo fa praticamente in piattaforma, ci richiede questa offerta. Ma l'applicazione non si limita a questo, perché poi vedremo che grazie alla piattaforma noi emettiamo l'offerta è resa disponibile all'Ateneo, ma l'Ateneo, come centro di ricerca ovviamente, potrà poi gestire tutto il processo di acquisto fino proprio all'ordine, eccetera, eccetera, completo. Dunque non indirizziamo solo la richiesta di offerta, ma grazie alla piattaforma siamo in grado anche di gestire il procedimento completo di acquisto. Chiaramente in questo processo siamo coinvolti noi come Plurimedia, è coinvolta ovviamente anche la CRUI, perché anche la CRUI ha un ruolo attivo all'interno del contratto stesso, per cui avrà visibilità dall'applicazione di quelli che sono gli ordini che l'Ateneo sottopone e dovrà la CRUI vagliare questi ordini. Ecco, tutte queste attività verranno proprio fatte all'interno di questo strato applicativo. Veniamo adesso nel concreto, così partiamo anche con qualche slide e con una dimostrazione concreta. Per esempio, partiamo con il discorso di come si fa a richiedere informazioni tecniche e commerciali utilizzando quest'app. Adesso io mi collego con l'app, la vedete, questa è la videata dell'attuale versione disponibile, che come vi dicevo punta universalmente.plurimedia.it. Io adesso mi connetto come un utente che sostanzialmente simulo di essere praticamente facente parte dell'Ateneo di Genova. Ecco, vedete, questo è quello che vede in console la persona una volta che si è registrato. La persona una volta che si è registrato e che ha ottenuto l'ok ad accedere da parte nostra, se accede, cosa vede? Nella dashboard vede l'università, l'università o il centro ovviamente di ricerca di competenza, il valore in FTE dell'intero Ateneo o centro, e poi qua vede eventualmente la lista dei dipartimenti che sono interessati ad acquisire le distribuzioni di Red Hat. In quest'altra video, per richiedere le informazioni, come si fa? Si clicca qua, vedete, richieste informazioni. Vedete qua, io ho una lista di tutti i prodotti messi a disposizione all'interno del protocollo del contratto CRUI Red Hat. Io, per esempio, potrei scegliere Campus 1 Standard. Volendo, aprendo questa finestrella, ho già una lista di cosa contiene nel dettaglio il singolo prodotto, vedete? Poi volendo posso scrivere qua, dare dei riferimenti, per esempio potrei dire CEDU di Ateneo, ora devo compilarli questi campi perché alcuni sono obbligatori, per cui abbiate pazienza, telefono lo possiamo saltare, e qui metto un messaggio, vorrei delle info su Campus 1 Standard, A questo punto inviando il messaggio ci viene comunicato, viene messo in coda la lista dei messaggi, noi veniamo avvisati, ci prendiamo in carico la richiesta e la indirizziamo. Dunque contatteremo l'Ateneo per organizzare una demo, per organizzare magari una sessione in video call, come stiamo facendo con tanti Atenei, di approfondimento di questo contratto specifico, che sono presentazioni che facciamo specificatamente qualora un Ateneo ce lo richiedesse. E così via. Insomma, ecco, come vedete è molto easy, molto semplice l'accesso a come si fa a richiedere le informazioni. Torniamo adesso alle funzionalità. Dunque, qui abbiamo visto il primo giro, richiedere informazioni tecniche e commerciali, ma andiamo avanti veloce. Quantificare in FTE il singolo dipartimento. Allora, questo è un aspetto importante, per cui mi sono permesso di vi farò vedere una demo di come si fa a quotare il dipartimento, però nello stesso tempo poi ho previsto due slide che fanno un esempio concreto di questo discorso degli FTE, perché questo protocollo, questo contratto CRUI Red Hat è un contratto che ha delle particolarità relative a questi FTE che sono molto vantaggiose per gli Atenei ed è giusto, insomma, a mio avviso, che vengano esplicitate con correttezza e con precisione. Dunque, come si fa a praticamente richiedere da parte dell'Ateneo di quotare un dipartimento, il valore di un dipartimento? Allora, ancora una volta, io supponiamo, non so ricollegarmi perché lo sono già collegato, in questo caso vedete che c'è calcola FTE, se io calcolo FTE
metto qui, potrei mettere il nome di dipartimento, per esempio dipartimento di matematica, faccio avanti e qui devo dare i numeri che servono al programma per calcolare il valore degli FTE di quel dipartimento. Per cui qua chiede qual è il personale docente di ruolo o a contratto o ricercatori. Supponiamo che io qui metto ci sono 120 tra docenti, ricercatori a contratto e personale formativo a contratto. Poi dico vado avanti, mi dice personale non docente, questo è il personale tecnico amministrativo, i collaboratori linguistici, i dirigenti di prima e seconda fascia, qui metto ce n'è, supponiamo che ce ne siano 30, ora sto sparando ovviamente delle cifre a caso. Qui viene chiesto all'Ateneo di dichiarare di aver inserito dei dati che siano ufficiali. Questo perché? Perché noi questi dati qua poi servono per poter validare formalmente quel dipartimento e dargli il giusto peso in FTE, per cui abbiamo bisogno di assicurarci che effettivamente questi dati inseriti dalla persona di Ateneo siano coerenti. A questo punto, calcolando gli FTE, in questo caso vedete, dice il dipartimento vale 150 FTE, gli FTE da acquistare sono 200. Perché 200? Perché 200 è la soglia minima di FTE che si possono acquistare dopo aver acquistato i primi 500. E su questo adesso ci torniamo. Ecco, comunque avete visto come a livello interattivo, come è molto usabile questa piattaforma, molto veramente facile. Tenete conto che questi dati la piattaforma li registra e me li mette a disposizione. Io poi ho modo, noi di Plurimedia abbiamo modo di valutarli, di valutare le dimensioni che sono state inserite, eventualmente chiamiamo l'Ateneo se è il caso o meno, e poi diamo l'ok, cioè e consentiamo al dipartimento di fare gli ordini eventualmente necessari nell'ambito del contratto di acquisto. Torno adesso alle slide per affrontare questo problema, questa peculiarità degli FTE che ha questo contratto. Dunque, allora, per aderire a questo contratto, l'Ateneo che cosa deve fare? Ha due modalità. O compra, se l'Ateneo vale 1000 FTE, può comprarsi tutti gli FTE, ovviamente, e a questo punto ha risolto completamente i suoi problemi. Cosa vuol dire ha risolto i suoi problemi? Vuol dire che qualsiasi dipartimento può installare su qualsiasi CED dipartimentale e di centro di elaborazione dati di Ateneo tutte le distribuzioni che vuole, o meglio, tutte le distribuzioni che acquista. Però l'Ateneo può anche aderire usando l'entrata minima. L'entrata minima sono 500 FTE. Dunque, indipendentemente da quanto valga l'Ateneo in FTE, può comprare in prima battuta solo 500 FTE. A cosa ha diritto se compra questi 500 FTE? Se compra questi 500 FTE di base, l'Ateneo ha diritto di installare un numero illimitato di distribuzioni Red Hat all'interno del centro elaborazione dati di Ateneo. Dunque, all'interno del CED di Ateneo può installare tutte le distribuzioni che vuole di Linux, può distribuire le distribuzioni Linux a tutti gli studenti, indipendentemente dal dipartimento di afferenza, e può poi accedere anche a tutti gli altri, le altre opzioni fornite dal contratto. Supponiamo adesso di trovarci nella situazione in cui noi abbiamo un Ateneo che vale 1000 FTE, e che questo Ateneo decide, l'Ateneo Centro di Ricerca decide di aderire al contratto acquisendo i 500 base, dunque mettendo sostanzialmente il CED di Ateneo nelle condizioni di poter accendere tutte le distribuzioni che vuole e poterle distribuire a tutti gli studenti. Successivamente, può avvenire questo anche in tempi distinti, il Dipartimento di Matematica di questo Ateneo avrebbe interesse ad installare presso il proprio centro. E quando dico centro mi riferisco ai centri di elaborazione dati dipartimentali, non i centri di elaborazione dati centrali, vorrebbe anche installare in questi centri di elaborazione dati dipartimentali delle distribuzioni Red Hat, dunque poterne accendere quante ne vuole e così via. Per fare questo il dipartimento deve misurarsi in FTE, in questo caso detto supponiamo valga 130 FTE, e poi supponiamo che ci sia anche il dipartimento di fisica, sempre dello stesso Ateneo, che vale 250 FTE, che sarebbe interessato ad aderire a questa iniziativa. Allora, in questo caso, noi dunque abbiamo un Ateneo che si è già iscritto al contratto, perché ha già i 500 FTE base, e abbiamo due dipartimenti che vorrebbero entrare a far parte del,
del contratto e poterlo usufruire. In questo caso i due dipartimenti possono sommarsi come valore di FTE, dunque 250 più 130 fa 380, viene arrotondato a blocchi di 200 e 400 più vicini, dunque 400 FTE. In questo caso, dunque, acquistando l'Ateneo oltre i 500 base, altri 400 FTE, praticamente anche il Dipartimento di Matematica e il Dipartimento di Fisica possono installare tutte le distribuzioni che desiderano all'interno dei propri centri di elaborazione dati dipartimentali. Questo è un po' il contesto. Come vedete, è molto flessibile da questo punto di vista. Cioè, l'idea che l'Ateneo possa entrare con i 500 base e poi che i dipartimenti possano, tra virgolette, associarsi per poter comprare gli FTE necessari per poter usufruire del contratto, ritengo sia una caratteristica di questo contratto molto particolare ed interessante e a favore degli Atenei. Torniamo adesso alle altre funzionalità del programma, cioè di Universamente, e vediamo come si fa a richiedere a Plurimedia, in questo caso, una richiesta d'offerta. Cioè, l'Ateneo in queste situazioni ha deciso di comprarsi il Campus 2, supponiamo standard, ha deciso di comprarlo e vuole avere, chiaramente, vuole ottenere un'offerta formale dove si sia esplicitato adeguatamente tutto, prezzo e tutto quanto. Allora, come funziona in questo caso? Allora, anche qui vedrete, è molto basica la cosa, cioè praticamente l'Ateneo si collega, dice gestione, clicca gestione ordini, in questo caso l'Ateneo non ha ancora fatto nessun ordine, clicca su richiedi offerta, vedete qua è divisa tre step, nel primo si definisce per chi sta comprando sta richiedendo questa prima offerta. Vengono poi scelti i prodotti e viene poi chiesta l'anagrafica, quindi testare il tutto. Allora, qua c'è una nota che dice: guarda, Ateneo, tu devi comprare i 500 FTE base, perché al momento il tuo Ateneo non è ancora iscritto, per cui tu la soglia minima che hai è di 500 FTE. A questo punto, vedete, qui non ho scelta, non posso dire voglio comprare per un dipartimento, però se avessimo già acquistato i 500 FTE base, avessimo già registrato dei dipartimenti, qui ci sarebbe la possibilità per i dipartimenti di comprare anche per loro. In questo caso lascio per aderire al protocollo d'intesa REDAPT, CRUI, clicco. Vedete, nuovamente mi ripropone la lista di tutti i pacchetti disponibili. Io mi vado a scegliere il Campus 1 standard, vado a vedere per essere sicuro di averci azzeccato, sì, è quello che mi serve, eccetera. Vedete, qui lui ha già capito che mi deve quotare un'offerta di 500 FTE perché è quello base, e poi qua l'Ateneo scegliere perché il contratto prevede che l'Ateneo può comprare delle distribuzioni a un anno o a 3 anni. Io qui clicco un anno, che è la cosa più frequente che succede, e poi vado avanti. A questo punto viene chiesta all'Ateneo, e qua io devo scrivere per forza qualcosa, le coordinate, che saranno sostanzialmente le coordinate a cui verrà attestata l'offerta. Ecco, tenete conto che l'offerta a tutti gli effetti, se poi andrà avanti come procedura, diventerà l'ordine, per cui è opportuno in questa fase inserire le informazioni corrette dell'ente, cioè le informazioni, quelle, diciamo, i dati formali dell'ente. Per cui qua potremmo mettere Università degli Studi di Genova, ora qui mi invento ovviamente perché non conosco bene le cose, diciamo CAP 2832, città, mettiamo Genova, e poi metto provincia, devo mettere la sigla della provincia, telefono e fax è opzionale, questi li posso anche saltare. Poi vedete qua, mi chiede informazioni REDAPT. Perché chiede questo? Perché noi possiamo assegnare queste nuove distribuzioni eventualmente ad un account REDAPT che l'Ateneo già possiede. Questo è utile per chi poi deve manutenere queste piattaforme. Ecco, però anche qui non è obbligatorio, cioè l'Ateneo le può compilare se ha visibilità di queste informazioni, se no le può lasciare in bianco. Qua viene specificato se stiamo parlando di un rinnovo, di una nuova sottoscrizione, ma qui sostanzialmente è una nuova sottoscrizione perché al momento i rinnovi li useremo negli anni a venire, nel secondo e nel terzo anno. Cliccando nuova sottoscrizione faccio invia richiesta. Il sistema mi dice, vedete, registrazione e richiesta avvenuta con successo. Cioè a questo punto praticamente l'Ateneo, vedete, compare che in data quell'ora,
il dipartimento, in questo caso il CEDA di Ateneo, che cosa ha fatto? Ha richiesto un'offerta. Ha richiesto un'offerta plurimedia. Ora vi faccio vedere, però Maurizio, poi... scusami se ti interrompo un secondo, volevo fare una puntualizzazione sulle informazioni che stavi dando prima riguardo all'inserire l'account number, sì, che ovviamente non è obbligatorio in questa fase, ci permette di poter andare avanti. Però prima sappiamo qual è questa informazione, e se già se la sappiamo qua, effettivamente vi consiglio poi di inserirla, perché questo snellisce tutto, accelera, esatto, ovviamente il processo. Nel caso, e soprattutto per, sto parlando alle università che sono già clienti Red Hat, ok? Quindi che hanno già acquisito nel tempo delle sottoscrizioni. Nel momento in cui l'Ateneo è, o l'ente è comunque un nuovo cliente, comunque poi dovremo fare un passaggio che è creare una Red Hat account number, ok? Esatto, esatto. Sì, questa è una cosa importante, infatti non l'abbiamo reso obbligatorio per facilitare e snellire la procedura, però in realtà se non lo inserite noi vi chiameremo e vi chiederemo queste informazioni. Ora io mi collego come plurimedia, così vi faccio vedere come funziona il processo, perché a questo punto vi faccio vedere cosa io ricevo e come sostanzialmente procede la piattaforma. Vediamo se... Plurimedia, appunto, mi sono dimenticato il punto it. Ecco, in questo caso vedete io entro come admin, entro come plurimedia, per cui vedete ho una lista leggermente diversa rispetto a prima, vedo per esempio tutti gli atenei, il dettaglio di tutti gli atenei, il valore in FTE di tutti gli atenei, il numero di dipartimenti che si sono registrati, gli FTE che hanno acquistato e così via. Però qui in questo caso vado su gestione ordini. Vedete qua, trovo Genova Università degli Studi, sede di Ateneo Maurizio Unige, che è quell'account di test che ho usato prima, il 28.4.21 alle 17.14 ha postato una richiesta d'offerta. Se vado nei dettagli, vedo tutti i dati che mi hanno inserito, che sono stati inseriti, e io qua praticamente, facendo così, faccio generare al programma l'offerta plurimedia, che ve la faccio vedere, che è questa. Vedete? Già con tutti i dati intestati, università, bla bla bla, sta richiedendo questa cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto questo, controllo ovviamente che tutto sia giusto, che tutto sia a posto, dopodiché cosa faccio? Torno in piattaforma, prendo l'offerta generata e la carico all'interno della piattaforma stessa. Ecco, a questo punto cosa succede? Il programma, vedete che mi ha cambiato lo stato dell'offerta, che è passato da offerta in attesa di firma, perché? Perché la fase successiva qual è? È quella che l'Ateneo, che riceverà una mail che gli dice guarda che plurimedia ti ha messo in piattaforma l'offerta, e ora la possiamo vedere collegandoci con, di nuovo come Ateneo, ve lo faccio vedere qua, cioè se qua io adesso esco e mi ricollego come utente Unige, no? Quello di T-Test, praticamente oltre che considerate che l'utente che ha richiesto l'offerta riceve anche una mail del programma che gli dice guarda che plurimedia ti ha messo a disposizione l'offerta. Se vado in gestione ordini, vedete, mi trovo che è cambiato lo stato, mi trovo in attesa di firma l'offerta. Allora a questo punto io che sono l'Ateneo cosa faccio? Vado in dettagli, me la scarico, la controllo, la firmo elettronicamente, supponiamo di averla già firmata elettronicamente, e la ricarico in piattaforma. A questo punto l'Ateneo ha firmato elettronicamente il PDF e l'ha ricaricato in piattaforma, per cui lo stato è passato da in attesa di firma a firmato. A questo punto io come plurimedia ho visibilità della cosa ovviamente, ma ce l'ha anche CRUI. CRUI a questo punto può vedere che l'Ateneo tal dei tali, in data tal dei tali, ha sottoposto un ordine per comprare la Campus 1, eccetera, e può controllare questo ordine e darci l'ok a procedere
al saldo, diciamo così, a procedere all'erogazione dell'ordine stesso. Questo lo fa CRUI accedendo anche il personale CRUI accede alla piattaforma. La piattaforma riconosce il personale CRUI, gli consente con un clic di validare l'ordine. A questo punto ci arriva a noi da Plurimedia l'ordine validato dalla CRUI e noi procediamo con portare avanti l'ordine e portarlo poi fino all'esaurimento, alla chiusura del processo. Ecco, direi qui abbiamo sostanzialmente visto in veramente quattro parole, abbiamo visto praticamente come funziona sia il discorso di richiedere un'offerta, che poi, ecco, considerate l'offerta di per sé non è vincolante, eh? Qui noi abbiamo fatto adesso tutto il giro, che arriva proprio ad essere un vero e proprio ordine, però l'Ateneo è liberissimo di chiederci offerte e poi non firmarle mai, perché magari optare per una soluzione diversa, eh? Cioè l'offerta ovviamente è un documento formale a tutti gli effetti, ma non necessariamente deve andare avanti nel suo processo per diventare ordine. Per cui l'Ateneo è tranquillamente libero di poterci richiedere tutte le offerte che vuole. Avete visto anche quanto è facile per noi generare le offerte, per cui assolutamente non fatevi timori, ecco, nel senso che... Sì, su questo tanto. Maurizio... Su questo, Maurizio, un po' come avviene su tutte le piattaforme messe a disposizione degli operatori economici nei vari contratti sottoscritti dalla CRUI, il principio è sempre lo stesso, nel senso che le università, i centri di ricerca, insomma, si collegano e richiedono una quotazione, un'offerta, no? Sulla piattaforma. E come dici tu, questo non ha nessun... Non comporta nessun vincolo. Chiaramente nel momento in cui però l'università dovesse come dire, scaricare l'offerta, firmarla digitalmente e ricaricarla sulla piattaforma, a quel punto no, innesca un iter che chiaramente porta alla finalizzazione dell'ordine, in quel caso poi diventa più difficile tornare indietro. Però fin tanto che l'università riceve la quotazione, sostanzialmente non c'è alcun vincolo. Poi nel momento in cui si procede con i step successivi, chiaramente si finalizza e si ha l'attivazione del servizio. Sì, esatto, Jürgen, è una precisazione importante, appunto, perché l'offerta è bene svincolarla, no? Non è assolutamente vincolante l'offerta. Bene, io vado avanti e chiudo, vado avanti, questo praticamente è il percorso che vi ho già fatto vedere dal vivo, per cui mi sono connesso prima come Ateneo, simulando una persona di Ateneo, poi connettendomi come Plurimedia, e avete visto come dall'offerta siamo passati sostanzialmente alla richiesta d'offerta siamo passati alla firma della stessa. La firma della stessa poi viene validata da CRUI, eccetera, eccetera, eccetera. Qui praticamente riepilogo tutte le varie fasi che vengono gestite dallo stato applicativo, che abbiamo in buona parte visto anche in maniera proprio in tempo reale, in diretta sull'applicazione. Ultima slide è questa. Abbiamo lavorato molto assiduamente sia con CRUI che con Red Hat per definire la versione 2.0, diciamo così, di universalmente.plurimedia.it. Questa versione 2.0, che è di prossimo rilascio, avrà alcune macro funzionalità. Io qui cito le tre principali. Allora, la prima è quella di potersi collegare all'app utilizzando il vostro account Google oppure l'account Microsoft, se ne avete. Dunque, senza più la necessità di doversi necessariamente registrare nell'app. Abbiamo anche poi semplificato l'iter di acquisto nel caso in cui l'Ateneo decidesse di comprare per l'intero valore dei propri FTE, che era una cosa prima che si poteva fare in maniera un po' più complicata e adesso con la V2 si potrà fare più facilmente. La terza features, che a tutti gli effetti è già attiva, è il fatto di questo poter cumulare i dipartimenti, cioè di fare in modo di mettere i dipartimenti assieme per poter arrivare alla soglia dei 200 FTE più vicina per procedere poi con gli acquisti. In questo caso, se il Dipartimento di Fisica e il Dipartimento di Matematica si mettono assieme, fanno 400 FTE, si comprano 400 FTE, possono fare un ordine unico che poi verrà attestato sia al Dipartimento A che al Dipartimento B di un determinato prodotto. Queste un po' sono le nuove funzionalità.
come date di rilascio, stiamo lavorando per vedere di rilasciare la V2 in praticamente fra una decina di giorni lavorativi, massimo 15. Mentre quello che sicuramente faremo, rilasceremo il sito di community, che è un'altra componente importante, che è un sito informativo dove l'Ateneo può navigare, leggere un po' le cose che ci siamo detti a voce in questa conferenza, sostanzialmente che è proprio il portale del contratto, il portale che si affianca ai portali ovviamente della CRUI, che poi sono più definiti e specifici, che riguardano le documentazioni, anche i web seminar che organizziamo e così via. Nell'ultima slide, che è questa, i riferimenti. Allora, abbiamo creato un gruppo su LinkedIn che si chiama Universamente, per cui se avete voglia di iscrivervi potete farlo. Noi gestiamo questo gruppo per sempre quella nella logica di parlare di cloud, di parlare di digitalizzazione, di parlare di processi cloudizzati e così via. Abbiamo poi il sito, sarà testato all'indirizzo www.universamente.it. Adesso c'è una schermata, un home page di base, che però verrà sostituita fra 10 giorni massimo dal sito effettivo. E poi c'è l'app di cui abbiamo parlato, che è stato un po' il punto fondamentale dell'incontro di oggi, che si attesta all'url universamente.plurimedia.it. Sì, ma Vince, l'app, le mie coordinate, l'app, già... non ho messo le coordinate di Morena, me ne scuso, ma non... se volete le postiamo magari poi, se me lo chiedete vi fornisco tutte le coordinate anche di Morena Maci di Red Hat. Scusa Maurizio, volevo dire che in ogni caso l'app per configurare le proprie necessità è già linkata sul sito IT della CRUI, dove c'è la pagina dedicata al contratto Red Hat con Plurimedia e tutte le iniziative, quindi c'è già l'app dove si può andare per configurare le proprie necessità e lì comunque ci sono anche i vostri riferimenti, Maurizio, sia il tuo che quello perfetto, di Morena. Perfetto. E anche una precisazione che è rispetto alla nuova versione, la versione 2.0 dell'applicazione, diciamo che sarà in rilascio più avanti, ma l'applicazione attuale è già l'applicazione attiva, pronta, utilizzabile, quindi gli ordini possono essere, diciamo, già sottomessi tranquillamente su questa. Sì, sì, infatti stiamo già operando, ci sono già diversi Atenei che si sono collegati, ci sono già Atenei che sono avanti nel processo di acquisto, altri un po' meno, altri che si sono solo collegati, però attualmente l'applicazione è assolutamente agibile, utilizzabile, completa e ufficiale. Quello che cambierà la versione, cambieranno le funzionalità, ma ovviamente tutto quanto, i dati contenuti nella V1 verranno ovviamente mantenuti, eccetera, eccetera. Ecco. A questa slide, magari Jürgen, poi se mi passi i contatti, io ci aggiungerei anche quelli di CRUI, no? Quella del sito ICT, dove ci sono tutti i web seminar, sì. E magari anche quell'altro per linkare l'app eventualmente. Se sì, me li giri, vabbè, li posso aggiungere, così la prossima volta diamo visibilità anche di questi URL. Va bene. Va bene? Va bene. Sì, non so se siamo in conclusione, se ci sono domande, non vedo, ma a parte quella di Morena è rimasta alzata, ma credo che sia una mano precedente. Era la prima, era il mio primo commento. Diciamo che la cosa utile della manina questa qui è che non si stanca mai. Non so se ci sono persone, visto che approfittiamo, insomma, che siamo tra pochi intimi, insomma, se ci sono domande anche, diciamo, che riferite alla propria situazione o piuttosto che alla propria esigenza, insomma, aprite il microfono senza problemi, così abbiamo magari un qualche minuto per approfondire, piuttosto che... Ecco, ne approfitto immediatamente, diciamo. No, Giovanni, così evito di un incontro. Noi abbiamo anche delle licenze JBoss. Ora, queste licenze JBoss, come vengono trattate? Giovanni, ti ho risposto anche alla mail, non so se ti è arrivata. No, ma Giovanni legge poco. No, allora, uno... Sto iniziando adesso a leggere le mail di stamattina.
Infatti, ti ho risposto proprio stamattina. A parte questo, no, JBoss non fa parte della, come anche altri prodotti in questo momento, non è parte, diciamo, dell'accordo CRUI, ma in realtà non è tanto il discorso solo di accordo CRUI, in quanto non è disponibile nella modalità academic, quindi ne esiste solo nella versione enterprise e quindi, diciamo, non rientra proprio per tipologia di codici in acquisto in un modello di tipo HD. Questo è, diciamo, è problematico dal punto di vista amministrativo, non tanto dal punto di vista economico. Cioè il fatto di dover fare due ordini per la stessa cosa separati. Sembra quasi un frazionamento del... Sì, questo è vero, però mi sono anche confrontata poi con voi anche in un altro momento, è problematico, allora, uno, diciamo, io non potrei infilarlo proprio in nessun modo perché non esiste il contratto academic, quindi, cioè non esiste il codice in academic e quindi non c'è proprio il sizing di questo prodotto in questa modalità academic. Due, anche all'interno di un accordo, l'accordo non lo prevede, quindi non possiamo infilare codici non academic nell'accordo. Quello che noi abbiamo, diciamo, salvaguardato in questo tipo di accordo è che man mano che il listino academic si arricchisce di nuovi prodotti che al listino enterprise verranno messi anche a disposizione, quindi man mano che la stessa università inizia a dimostrare di consumare, no? Il mondo academic inizia a consumare altri prodotti, probabilmente come è successo per Ansible, questi finiranno anche in una versione academic. Siccome il nostro contratto prevede, diciamo, si basa su un listino, quindi noi ogni trimestre aggiorneremo con queste aggiunte il listino. Ma ad oggi io non ho né visibilità di questo sul mondo sui prodotti middleware e quindi non è fattibile. Ma se io compro come si chiamano, i gettoni, non mi ricordo mai come si chiamano. Il training units. Dei training units. Io non li posso convertire poi dopo. No, i training units sono spendibili in training, in corsi, in servizi di formazione, cioè proprio sono gettoni, sono fondamentalmente un acquisto di servizi, di prodotti, di servizi, scusami, di formazione, di training. Vabbè, ci ho provato. ha chiesto la parola Carmelo Belfiore, che saluto, prego Carmelo. Salve a tutti, e io soltanto un'informazione, ma diciamo più che altro consiglio nella piattaforma. Siccome noi abbiamo sempre un piccolo problema amministrativo tra preventivo e ordine, come avviene su un'altra piattaforma, se il numero del codice in data tot del preventivo viene mantenuto nell'ordine, e questo è un po' un problema per la nostra amministrazione, perché naturalmente tra preventivo e ordine c'è l'impegno di spesa che non può essere poi preso dopo l'ordine. Ok, al momento l'applicazione mantiene, come giustamente dici tu, Carmelo, mantiene lo stesso codice, cioè il codice dell'offerta viene poi mantenuto in tutto il ciclo di vita del documento. E questo si potrebbe... Però possiamo magari aggiungere un numero d'ordine di Ateneo magari dentro l'offerta, potrebbe essere utile? Nel senso che nel momento in cui io firmo e genero, a questo punto genero l'ordine, nel momento in cui ho la necessità che quello diventa ordine, almeno cambiare la data, cioè questo è il problema. Ho capito. Però scusate, in questo caso adesso non ricordo bene l'interfaccia, però secondo me non si pone, perché allora l'ordine in realtà non è un ordine, è un'offerta, e l'offerta è antecedente sicuramente l'ordine. Certo. Voi firmate l'offerta e fate l'impegno e poi ricaricate l'offerta in piattaforma, no? Quindi fondamentalmente rimane la data precedente, ma c'è scritto offerta, non c'è scritto ordine. Non lo so, perché per esempio in quello... Basterebbe scrivere offerta e non ordine. Sì, lo so a cosa ti riferisci. Lo so a cosa ti riferisci. Peraltro, vabbè, adesso è una cosa che mi faccio un appunto, perché la stanno rifacendo, quindi magari... vediamo di cambiarla. Va bene. Sì, da qui comunque possiamo indirizzare in questo modo. Noi potremmo inserire, quando carichi l'ordine... Allora, l'ordine che carichi potrebbe essere la nostra offerta, e poi possiamo fare in modo che tu possa inserire anche un numero d'ordine.
o almeno un nostro protocollo, in maniera tale che io magari lo metto come ordine a quel numero di protocollo, diciamo come a modalità di ODA delle convenzioni. Esatto, di RDA, RDO, è la stessa cosa. Esatto, cioè in maniera tale che quando io ricarico metto un mio protocollo e quindi almeno si riferisce da quel momento al protocollo che io sto inserendo come... Ecco, una domanda, Carmelo. Ci sono anche della tracciabilità, sì, tipo il CIG, cose di questo tipo? Esatto, potrebbe anche essere il CIG. Secondo me viene... basta aggiungere un campione. Però il CIG penso che sia, diciamo, sulla convenzione CUI, quindi il CIG è unico per tutti. CIG è unico per tutti, sì, okay, te lo confermo. Lo prende la CUI nel momento in cui fa partire la gara aperta ed è... Okay. E per giunta non dobbiamo prendere, questo me lo confermo, non dobbiamo prendere derivato. E domanda, se facessimo modo, se voi poteste inserire due documenti, diciamo, l'offerta controfirmata, tra virgolette, è il vostro e la richiesta ordine, di ordine. E la richiesta d'ordine, questo potrebbe essere sufficiente? Sì, questo potrebbe essere. Lì tanto il programma archivia tutti i documenti vengono archiviati, per cui noi abbiamo sempre quali documenti sono associati l'uno con l'altro, diciamo così. No, il problema è, mettiamo caso, nella fattura che poi si riferisce, mettiamo caso, allora l'offerta è 225 del 10 marzo, l'ordine è invece a luglio, quindi quando poi arriva la fattura si riferisce all'offerta o al documento 620, allora se c'è scritto offerta e ordine, diciamo, già si separa, ma documento numero 225 del 10, la mia amministrazione dice, ma scusate, l'ordine l'abbiamo fatto dopo, non può essere quello. Ho capito. Sì, cioè la secuzio temporis nei vari strati amministrativi, questo è il... Sì, in questo caso sarebbe opportuno che il vostro ordine di acquisto seguisse l'iter verso la CRUI, l'ok da parte di CRUI, esatto, eccetera. Sì, per cui potremmo fare in modo che voi caricate la nostra offerta controfirmata, caricate l'ordine d'acquisto vostro e poi l'ordine d'acquisto viene vidimato da CRUI, viene vidimato da CRUI, passato da noi e quello diventa il documento di riferimento per la fattura. Che potremmo dice, vedere di gestirla in questo modo. No, Jürgen, cosa dici? Sì, no, io in realtà ho ben chiaro il punto che solleva Carmelo, però sono per la semplificazione. E nel discorso che avete fatto avete aggiunto un sacco di cose che secondo me non so quanto semplificano. Cioè, banalmente l'offerta che la piattaforma tira fuori è un'offerta. L'università o l'istituto, insomma chiunque esso sia, lo firma per accettazione e lo ricarica in piattaforma. Se la piattaforma assegna a quella, diciamo, quindi a quell'offerta firmata diventa un ordine nel momento in cui loro la caricano in piattaforma, se la piattaforma con dei metadati associa a quell'azione, cioè che l'università carica l'offerta firmata e associa un ID con una data, la CRUI si riferisce a quello e non a quell'altro e quindi siamo già allineati, no? Diventa, sì, per noi diventa la vostra sì, però diventa, diventa la data, sicuramente non ti dà più fastidio, però diventa un riferimento se dà un ID a quell'ordine che non risulta nella tua documentazione, perché lo genera la piattaforma. E se no, deve dare la possibilità, nel momento in cui loro caricano molto semplicemente l'offerta firmata, che ci sia un campo, come diceva Morena, dove dentro l'università mettiamo il protocollo. Allora, sì, a quel punto per noi CRUI, quando andiamo a emettere la nota di debito nei confronti dell'Università di Palermo, facciamo una nota di debito in cui si dice vostro ordine, protocollo, numero, ed è quello di Palermo. Quindi, esatto, a quel punto va bene. Quindi si risolve se tu puoi associare un campo note dove l'università carica quando carica la propria offerta firmata per accettazione, ci può mettere un protocollo, una data. Insomma, adesso non so, Carmelo, come può essere fatto meglio. Protocollo e data, diciamo, protocollo di solito, numero del protocollo in data tot. Esatto. A quel punto le note di debito della CRUI si riferiranno a quel numero di protocollo e a quella data, che sarà esattamente quella che voleva Carmelo. Sì,
Per cui facciamo in modo che quando caricano l'offerta firmata, il sistema chieda: vuoi inserire una data e un numero di protocollo? Se la inseriscono, esatto, queste cose qui diventano parte integrante del documento e poi seguono il documento verso CRU. Esatto. Esatto. Bene. Va bene, sì. Sì, sì. Grazie, che bello. Di nulla. Grazie della... Lo passo pure di là questo, così. Così vediamo di là. Okay. Ecco, poi un'altra cosa volevo dire: chiaramente siamo a disposizione laddove qualche ateneo magari volesse approfondire questo discorso del contratto CRU REDAT in maniera specifica, magari perché ci sono altre persone di ateneo interessate, eccetera. Noi siamo disponibilissimi ovviamente a sentirci e definire una call, una web call di presentazione del progetto a del personale del vostro ateneo interessati. Per cui considerate anche questa cosa una cosa assolutamente fattibile. La stiamo facendo anche per diversi atenei, l'abbiamo fatto per la Cattolica, lo dobbiamo fare per la Cattolica, l'abbiamo fatto anche per la Normale di Pisa, l'abbiamo fatto anche per Firenze, per cui c'è molta disponibilità da parte nostra a ritornare su questi concetti parlando solo con persone di un determinato ateneo, se è necessario. Grazie Maurizio, allora grazie Maurizio, grazie Morena di essere qui anche oggi con noi, ringrazio tutti quanti i partecipanti, ringrazio Carmelo per il suo contributo che comunque voglio dire è stato importante, un po' trasversale, come è trasversale. Senti, scusate, ma i tempi, diciamo, se io volessi partire subito. Siamo qua, siamo l'ordine noi. Sì, noi siamo già operativi, nel senso noi ci stiamo. Noi con cui, qual è il CIG? Noi praticamente, se partite subito, nel giro di 15 giorni abbiamo erogato l'ordine. Anche meno. Scusate, vorrei soltanto chiarire che in realtà, chiaramente, la procedura di gara è conclusa. Abbiamo sottoscritto il contratto con Plurimedia, la documentazione ve l'abbiamo resa disponibile nell'area riservata. Cioè, voi in qualunque momento potete acquistare sulla piattaforma, ora al netto del protocollo e quant'altro. Vabbè, però, chiaro, diciamo. Però potete, metti giù adesso e ti fai la configurazione immediatamente, insomma. Sì, sì, siamo già operativi completamente. Poi, secondo me, a base dei tempi, no Morena, io dico 15 giorni dal momento di generazione della richiesta d'offerta. Ma quando riuscite a mandarlo a me? Io ci metto 24 ore, 48 ore ad arrivarlo. Non so quanto sono i tempi interni, nel senso questo processo, però insomma, se si fa velocemente, immagino inserirlo in piattaforma, lo ricevi nell'immediato, la conferma, cioè, quindi se esce da quella piattaforma e poi arriva a noi ci mettiamo veramente poco. Ok, perfetto. Poi se non sbaglio aveva detto Maurizio che per la prima iniziativa che fa l'ordine è gratuito, no? È una e allora è meglio se qualcuno si affreddi, perché qua ci sono università più avanti. No, da buon ligure smentisco tutto questo. Offre Maurizio, certo. Va bene, ringrazio tutti, abbiamo sparato oggi. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Arrivederci, ciao Carmela, arrivederci. Ciao, arrivederci a tutti. Grazie.